questi test servono, insomma, per allenarci e arrivare pronti alla domenica, se stati bravi, ma di solito ne sbagliamo poche di partire giovedì perché qua è tutta gente professionista che sa come affrontare e come approcciare queste amichevoli. Qual è il tuo momento di forma oggi? Due gol, ma al di là di oggi, insomma. Sì, insomma, l'amichevole di oggi è relativamente importante perché le categorie sono nettamente inferiori, però io sto bene, cerco di farmi trovare pronto il più possibile, anche se gli spazi sono pochi, e comunque ripeto, sto bene. Campionato, quando è che avrà la svolta decisiva? Adesso vi attendono altre due partite contro le due big, diciamo che ancora vi mancano, avete allungato anche senza giocare. Sì, esatto, dopo queste due domeniche sicuramente sarà definita un po' la classifica, però non dobbiamo dare niente di scontato e bisogna continuare a vincerle tutte il più possibile perché ci mordono da dietro le altre squadre. Secondo Baraglia, ma non solo secondo lui, 6 punti di distacco non sono nulla e non si può parlare di fuga. La prima domanda è se la pensi anche tu così, e la seconda è la pensate davvero così o è tipo, perché insomma, bisogna dirlo e quindi. No, no, la pensiamo tutti così perché non si può parlare di fuga quando ci sono squadre che perdono e pareggiano raramente, quindi non possiamo mai abbassare la guardia, insomma. Tra l'altro è particolare il caso della Virtus Castelfranco, abbiamo pareggiato 0-0, partita che insomma ricordiamo anche per le polemiche, poi però ha tolto 3 punti all'Alto Vicentino e ora incontra il Forlì. Dovesse fare l'unplay, almeno da questo punto di vista non si può Infatti. dire degli nulla. Esatto, dai, speriamo che riescano a fermare anche il Forlì, almeno hanno fatto la tripletta con le grandi, insomma. Ora arriva Limolese, tu è una squadra che conosci, ci sono magari alcuni tuoi ex compagni, lo so, te lo chiedo senza sapere, che partita sarà comunque? Ma non conosco nessuno e non conosco la squadra, però ne parlano ovviamente una squadra rognosa di categoria e bisogna farci trovare pronti come domenica. Sono partite che se arrivi molle ti spazzano via, ti spazzano. Tra l'altro parlano di un allenatore un po' particolare che non conosco e sarà da ridere. Si dice spesso che l'avversario del Parma rischia di essere il Parma stesso, c'è questa sensazione anche nello spogliatoio. Sì, dipende tutto da noi ogni domenica perché siamo la squadra favorita e bisogna sempre dimostrarlo. Tu in passato hai giocato in tante squadre, nei campionati che hai fatto c'è una squadra che può somigliare al Parma, una corazzata che magari negli anni scorsi hai affrontato, una semplice curiosità? Ma dico la verità, una squadra così forte non l'ho mai incontrata, neanche il Siena l'anno scorso non era una corazzata così forte, tant'è che sono venuti in casa nostra a Ponzacco, finita 3-0, poteva finire in tragedia, poteva finire. E quindi una squadra così raramente l'abbiamo trovata. Ciao, senti, tra poco inizia il mercato. La tua situazione qual è? Così. L'uomo Ah, mercato. insomma, nessuna, sono tranquillo qua, sto bene, vedremo, insomma. Ma ne avete già parlato oppure con i direttori oppure No, no, non non avete ancora, affrontato nessun no, discorso? nessuna, non abbiamo ancora discusso di niente. Quindi possiamo dire che per ora resti, Sì, insomma. per ora adesso. Insomma, per ora.